Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra nuova iniziativa. Cellule diventa set cinematografico, un'iniziativa che ci abbiamo lavorato tanto con la mia assessora al turismo Giuseppe Monticelli, che cercavamo di creare questa opportunità per la nostra località di promuovere le nostre bellezze attraverso un'iniziativa tanto bella che ci permetterà di portare le bellezze della nostra località sui teleschermi, nelle case di tanti concittadini, di tutta la nostra nazione. È con noi il regista Branco Improta, che ha sposato la nostra camera, il quale ti ringrazio, che ha Ringrazio. scelto la nostra cellule, hai accettato la nostra proposta e le sue idee ci hanno fatto innamorare. Il suo progetto è andato subito in simbiosi con la nostra iniziativa e oggi ci troviamo qui ad avviare questo nuovo progetto il prossimo 14 maggio fino al 27 maggio. Cellule diventerà un vero set cinematografico. Nando, vuoi illustrarci un attimo questa tua iniziativa? Poi diamo la parola anche al mio assessore e al direttore della fotografia. Benvenuto a Cellule. Grazie, Sindaco, grazie. Allora, il film si chiama L'algoritmo della felicità ed è una storia corale, una commedia che parlerà di un festival di cinema indipendente che si ambienta appunto a Baia Domizia e a Cellule. E ci sono vari personaggi, varie storie che si incrociano all'interno di questo festival. Io quando sono venuto qui per la prima volta l'idea mi è venuta quasi subito, quando mi avete fatto vedere i post, quando ci siamo fatti quella camminata insieme, io subito già cominciavo a macinare in testa varie idee. E l'idea quindi è venuta quasi spontanea, è stata associata subito al luogo, che poi per me è la cosa più importante, perché se giri un film in un posto, il film deve anche rispecchiare quel posto, valorizzarlo, sia da un punto di vista di luoghi, di colori, e quindi è ambientato d'estate, chiaramente, che secondo me è un periodo in cui Cellule e Baia Domizia sono particolarmente belle. E penso che sia un film molto divertente. C'è una parte romantica del film in cui un regista si innamora della fotografa del festival e c'è una parte un po' più satirica in cui vediamo poi quali sono tutte le schermaglie dietro le quinte che ci possono essere in un festival di cinema. Quindi tutti i personaggi che ambientano normalmente questi festival, che negli ultimi 2 anni ne ho visti molti, e quindi molte cose sono ispirate, anche episodi che io ho vissuto davvero. A fare questo mi aiuterà Alfonso, che oltre a essere a una parte nel film, perché lui è un attore di grande, ha fatto un film con la Bellucci, ha fatto un film con Sorrentino, è un attore molto, molto bravo e che sta prendendo largo, diciamo, e poi un grande direttore della fotografia, quindi senza di lui non lo potrei fare, perché i luoghi per essere valorizzati bene devono essere anche inquadrati e fotografati bene, ovviamente. E poi ci tengo, una cosa che abbiamo già anticipato attraverso vari comunicati, a coinvolgere le persone del posto. Questa è anche per noi l'iniziativa dal doppio significato, anche per questo, per far interagire i nostri concittadini. Assessore, vuoi dirci qualcosa? Noi siamo emozionati per questa cosa, vero? Cosa dire? È un onore ospitarvi. Io sono il sindaco di tutta l'amministrazione, dal nostro insediamento abbiamo puntato sulla valorizzazione e la promozione di Baia Domizia. Ci stiamo lavorando fortemente, voi sapete, con la Rete dei Pini e con varie iniziative, perché comunque io vengo anche dal mondo dell'imprenditoria, prima di fare l'assessore, vivo da anni in Baia Domizia, però ho passato diverse fasi, una fase diciamo di declino e poi invece ho portato questo in alto, quindi mi sento orgoglioso diciamo, di questa cosa che con il sindaco portiamo avanti ormai da anni. E questo film diciamo, fa completare il cerchio in realtà, perché comunque girare un film a Cellule per essere scelti come set di cinema per noi ci rende orgogliosi, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sì, è la firma del lavoro del progetto che abbiamo avviato anni fa e per noi è una soddisfazione. Quello che noi amiamo, per noi, cioè nel senso il sindaco, io e il resto dell'amministrazione, non solo lo facciamo perché abbiamo questo, oggi siamo in testa di sindaci, ma perché noi veramente abbiamo questo nostro territorio, quindi ogni cosa che si fa per la nostra cellula a noi ci E poi penso sia il punto di partenza migliore per ogni cosa, perché è chiaro che c'è lavoro, ma ci deve essere anche l'amore per assolutamente. Noi è passione. Grazie.
E oggi sapere che la nostra località e magari anche alcuni nostri concittadini potrebbero andare su dei degli schermi, sì, per me è una cosa che ci fa battere il cuore. Anche perché lo accennai anche nelle varie riunioni che abbiamo fatto, l'obiettivo del film comunque è alto, nel senso, a parte chiaramente andare nelle sale su Amazon, però noi, visto che la trama è particolare, parla di cinema, lo porteremo a dei festival di cinema importanti, quindi l'obiettivo è abbastanza alto e spero che il film incontrerà il favore, diciamo, dei critici, perché penso che la storia sia, sembra brutto detto da me perché l'ho scritto io, però penso che la storia sia bella e che sia bella sia per il posto, ma sia bella anche da vedere per tutte le persone di altri posti, per conoscere Baia Domizia, per conoscere il cinema in generale, magari dei meccanismi che non tutti conoscono. Noi invece siamo sicuri che la storia è bellissima perché è scritta da te, e insieme alla tua storia bellissima, unita alla nostra splendida modalità, sicuramente sarà un film spettacolare. Allora, annunciamo anche un attimo che oggi è l'inizio che sancisce questa nuova avventura, quindi facciamo questa conferenza stampa. Oggi alle 15 iniziano. Oggi alle 15 le persone possono iniziare a presentarsi se vogliono partecipare al film, come figurazioni, come comparse. Anche se non possono venire oggi, comunque possono continuare a candidarsi fino, diciamo, a qualche giorno prima dell'inizio delle riprese. Noi, anche non presso il nostro ufficio di segreteria, faremo, diciamo, una selezione di persone che faranno, li chiederanno e li metteremo all'attenzione. Ci sono più giornate di riprese in cui queste persone possono partecipare, quindi c'è posto per tante persone. Ci tenevo che fosse così. Un'occasione importante, invitiamo tutti questi ragazzi a partecipare. Sì, è una cosa bella. Perché poi comunque girare un film, io la prima volta che sono stato su un set avevo 18 anni e facevo appunto la comparsa. E girare un film, la prima volta che mi sono trovato a girare un film da comparsa, è stata comunque un'esperienza bellissima. È qualcosa che ti rimane dentro, perché non è una cosa che si fa tutti i giorni, non è una cosa scontata che si faccia nel luogo in cui si abita, sì, in tutte le città si gira un film, quindi secondo me è un'esperienza che va vissuta, è qualcosa di divertente, che poi quando il film esce è anche bello dire vatti a vedere il film perché ci sono anch'io. La prima volta che ci siamo visti, io la cosa che gli ho chiesto, ho detto Brando, riusciamo a creare delle scene anche nei bar centrali di Cellule, nelle piazze, per far vedere la crescita e la bellezza di anche, infatti, perché sarà bello vedere pure gli anziani che osserveranno, sì, i lavori. Quello per noi sarà una cosa bellissima, vedere interagire e attirare l'attenzione di quello che si sta creando, perché io penso che nel momento in cui tutti si renderanno conto che anche l'attenzione di un regista che ha scelto la nostra località significa qualcosa. Adesso parlo a livello locale, sta cambiando, cioè, significa che le bellezze della nostra città veramente vengono valorizzate, non sono più nascoste, non sono più, diciamo, violentate come una volta, ma sono bonificate e rivalutate, e oggi è un'occasione per noi unica, grazie al regista Franco Improta che ha scelto la nostra località, di andare sui veri schermi. Quindi finalmente veramente per noi veramente è un'emozione unica. No, ma infatti molti luoghi saranno utilizzati per quindi, dare il film. Quindi sia a Cellule che a Baia Domizia. Sì, sì, no? Sì, ci vedremo molti esterni, molte, perché mi sembrava anche giusto, essendo poi venuto più volte, mi sembrava giusto valorizzare quanti più luoghi possibili, perché le zone bellissime ce ne sono tante. E quindi le riprese dal 14 al 27 maggio. Due settimane, sì, per un'uscita prevista per l'anno prossimo, dove ci sono tutti i lavori di post-produzione. Quindi dal 14 al 27 maggio, esatto, ci saranno le riprese, tutti possono fare richiesta, esatto, di entrare a far parte del casting del film L'algoritmo della felicità. Vogliamo spiegare perché hai scelto questo nome? Allora, all'inizio trovare un titolo era difficile, perché essendo una storia che coinvolge più personaggi, ci sono tante storie che si intrecciano, trovare un titolo unico è difficile. Poi alla fine ci sta un discorso che fa uno dei personaggi del film, che è proprio sulla ricerca della felicità, e dice che la felicità è un po' come un algoritmo, no? Gli algoritmi che oggi governano i social, governano le piattaforme.
piattaforme. Ci sono tutta una serie di ingredienti che sono indispensabili per trovare la felicità. Quindi i personaggi del film la ricercano, forse la trovano, non voglio fare spoiler. E quindi questo algoritmo che loro cercano, che renda la loro vita perfetta e felice, dà il titolo al film. Dove non trovare la felicità? Se non è forse trovare amore, pace e felicità. Quindi, come dice Benigni, la felicità cercata, salita poi inizia. Infatti c'è anche un dialogo nel film in cui, perché nel film ci sono due personaggi, fratello e sorella, che organizzano questo festival, e quando gli chiedono perché avete organizzato il festival qui, loro dicono perché non pensavano a un posto migliore dove poter organizzare un festival del genere. Quindi no, avete detto una cosa che rispecchia in pieno anche il contenuto del film. Beh, ottimo. Allora, io ti faccio i complimenti, vi ringrazio per la scelta che avete fatto, quindi ringrazio la località per quello che ci siamo detti, proprio per l'amore che noi stiamo portando avanti di diverse iniziative, e saremo comunque al vostro fianco, vi daremo il massimo supporto, quindi potete contare su di noi per qualsiasi cosa. Noi siamo qui e lo facciamo per passione. Io non so se Alfonso vuole aggiungere qualcosa sul film. Alfonso, dici qualcosa. Ma allora, nell'ottica del vostro lavoro di valorizzazione culturale e territoriale del comune, il nostro progetto si sposa perfettamente con appunto con i vostri principi di riqualificazione, di nobilità, rinobilitazione di quest'area turistica, perché appunto in un'ottica di mercato questo film andrà al cinema, andrà su una piattaforma che in questo caso è Amazon, che non solo ha un pubblico nazionale ma anche internazionale. È un film, dopo la sala cinematografica poi rimane sulle piattaforme, quindi non è solamente un prodotto che appunto rimane per uno, due, tre mesi e poi viene rimosso. È un tipo di prodotto che rimarrà. Sarà una sfida anche per noi per il mondo. Certo, però rimarrà negli anni e sarà comunque un ricordo di Baia Donizia del comune di Cellule, che fotograferà quello che è questo comune oggi, nel 2024. Noi, io e Brando, abbiamo fatto, sono 15 anni che lavoriamo insieme e abbiamo fatto diversi progetti di questo tipo, anche con un discreto successo. Ora non voglio vantarmi, però non è la prima operazione che facciamo, anche con i comuni, diciamo, noi lavoriamo sempre molto bene con i comuni come i vostri, che sono quelli al di sotto dei 10.000 abitanti, che ci aprono sempre molto volentieri le porte e sono, e hanno sempre un ottimo ricordo, diciamo, di quello che noi riceviamo, ma soprattutto quello che noi possiamo lasciare alle comunità che di anno in anno ci ospitano per i nostri progetti cinematografici. E io non vedo l'ora di iniziare, anche perché a maggio qui si sta bene, quindi lavorare sarà un piacere, non dovremo fare ogni cosa. È bello che dovremo lavorare, ma mi porto anche il costume, almeno una volta riuscire ad andare a casa. Anzi, io sono sicuro che ci chiederete di fare un secondo film. O di allungare le difese per fare almeno un film. In realtà noi abbiamo un gruppo WhatsApp, ovviamente con tutti gli attori e allora. Parlando ovviamente devi parlare della sceneggiatura, quello che deve essere cambiato. Io a un certo punto ho detto, scusa Brando, ma ok, noi quest'anno facciamo il film, ma l'anno prossimo facciamolo veramente un festival a Baia Donizia, visto che cioè, tu hai già il titolo, ipotizzi una struttura, un'organizzazione, cioè facciamolo per davvero, alla fine noi siamo del mestiere, magari. Magari se il sindaco e l'assessore sono d'accordo, possiamo pensarci. Se detto per il 2025, magari. Se nel film viene bene, vediamo. Se quello finto. Proviamo a darci un appuntamento. Facciamo le riprese, il casting, le riprese, abbiamo il film. Quando uscirà nel 2025, poi sarà la serata del nastro, sarà la serata di apertura del
il Festival del Cinema di Bellezza. Potrebbe essere, potrebbe essere un'idea. Brazo, vuoi concludere qualcosa? Ah, io non vedo l'ora di iniziare, perché poi io sono tutta la parte preparatoria e per me è la parte più, più brutta, tra virgolette, perché io voglio stare qui e voglio girare. Quindi non vedo l'ora proprio di essere qui e di iniziare a girare il film col cast, ci sono più di 20 attori, sarà qualcosa di particolare, veramente, anche che io non ho mai fatto, perché girare un film con 20 attori, quasi tutti protagonisti, comunque è qualcosa di particolarmente bello. Chiaro, perché lui dice 20 attori protagonisti, perché il film è composto da più pezzi, sono episodi, quindi non è solo una storia di due protagonisti, uno, due, tre, ma sono storie che si incrociano, quindi hai creato un puzzle. Sì, è come raccontare un mondo intero, praticamente, perché una volta che hai 20 personaggi, racconti 20 persone di diverso tipo, già uno sguardo sul mondo incredibile, secondo me. Quindi non vedo veramente l'ora di iniziare. Questo mese che ci separa dalle riprese sarà per me un mese di ansia e di corsa a iniziare. Anche per lui. Sarà tutto perfetto, sarà tutto pronto. Oggi iniziamo con i casting. Il 14 e il 27 maggio vi aspettiamo per le riprese e già questo è una cosa che ci affascina, perché non vediamo veramente l'ora di vedervi in azione. Chuck si gira perché Cellore finalmente diventa set cinematografico e l'anno prossimo sarà sui teleschermi di tutti. Grazie a tutti. Grazie.